Il 12-13 giugno si voterà il referendum per bocciare il decreto Ronchi, che di fatto aprirebbe il sistema idrico al mercato. I due sì richiesti dai promotori eliminano le norme che garantiscono un profitto. I privati, a dire il vero, un primo piede nel settore l'hanno già messo da tempo. Dei 92 ambiti di gestione ottimale, le ATO, nati dalla legge Galli, 6 hanno affidato le chiavi dei loro rubinetti ad aziende private al 100%. In 12 casi, invece, si è scelta la gestione mista pubblico-privata con l'ingresso di big come Veolia e Suez. Chi sostiene che l'ingresso dei privati porterebbe a una diminuzione delle tariffe sembra sbagliarsi. La gestione privata in Italia ha aumentato infatti i costi operativi del 17%, quelli di gestione del 37%, senza però garantire aumenti significativi di efficienza o distribuzione. Inoltre, prezzo alto non è sinonimo di alta efficienza. La città più costosa in assoluto è Agrigento, dove spesso si è costretti a razionare la distribuzione dell'acqua e l'acquedotto in gestione ai privati. Ma quanto pagano gli italiani per l'acqua? Nel 2002 ogni cittadino pagava in media 182 euro l'anno. Oggi siamo a 301 euro, il 65% in più. E la parte alta dei costi è monopolizzata dalle ATO, a gestione mista o privata. Un sintomo chiaro di come le tariffe tendono a gonfiarsi in maniera direttamente proporzionale al livello di privatizzazione. Il business fa gola soprattutto in prospettiva. I lavori necessari per sistemare la rete idrica nazionale. Un business da 64 miliardi in 30 anni da finanziare in parte minore con i soldi pubblici e per il resto con aumenti delle tariffe. Una spinta in su delle bollette del 18%. Ecco perché i big come Acea, Iren, A2A, Era, Veolia e Suez aspettano con ansia il risultato del referendum, sperando nel non raggiungimento del quorum.